Una buona serata telespettatori di RTA, bentornati all'informazione locale. Questa mattina a Borgo Taro è stato inaugurato l'ufficio di Confcooperative e Uniservice in via Nazionale 90, intitolato a Giorgio Mortali, borgotarese che fu presidente di Confcooperative dal 2000 al 2004. In servizio. Quando vado? Questo ufficio viene intitolato alla memoria di Giorgio Mortali per l'impegno profuso, con particolare attenzione verso il territorio, per la testimonianza dei valori e dei principi della cooperazione espletati tramite i seguenti incarichi: presidente di Confcooperative Parma, presidente della sezione di Parma del Consorzio di tutela del formaggio parmigiano reggiano, presidente del Caseificio Sociale Borgotaro, Borgo Verditaro, 4 marzo 2022. Cooperative Parma ha voluto ricordare in modo adeguato Giorgio Mortali, per anni membro di questa associazione, nonché presidente del caseificio di Borgo Valditaro, intitolandogli la sede locale dell'associazione. Una sede che è già attiva da diversi mesi, ma si è potuto inaugurare solo oggi per via di lasciare calare il rischio di contagio da pandemia Covid-19. Questa mattina abbiamo inaugurato a Borgotaro il nostro ufficio di Confcooperative Uniservice, che è la nostra società di servizi, una riapertura che è venuta più che mai favorevole nella sinergia che si è intrattenuta fra Confcooperative e le proprie cooperative forestali che sono presenti sul territorio da anni. Unitamente questa sinergia si è sviluppata attraverso anche la collaborazione con un ufficio privato di Camisa Augusta, con la quale si è trattenuto un accordo per cui Camisa e la sua dipendente sono diventate dipendenti di Uniservice, e quindi l'attività dell'ufficio è un'attività sia dal punto di vista sindacale che di servizi, svolte non solo per le cooperative che naturalmente ne hanno sede attraverso il consorzio Montepenna, ma dall'altra parte anche con tutte le cooperative del territorio, a partire dal nostro caseificio di Borgotaro. Giorgio fu protagonista negli anni 90 e negli anni 2000 di tantissime attività, sia di carattere locale in qualità di presidente del caseificio di Borgotaro, ma anche provinciale, in cui ricoprì il ruolo di presidente di Confcooperative Parma e per un diverso periodo della sezione del consorzio del Parmigiano Reggiano, oltre ad aver avuto ruoli importanti sia all'interno del consorzio stesso che a livello di Fedagri, sia regionale che nazionale. Un ruolo che svolgerà questo ufficio di Borgo Valditaro, che sottolinea ancora una volta la presenza capillare di Confcooperative su tutto il territorio provinciale. Sì, per noi come Confcooperativa è un orgoglio poter aprire un ufficio a Borgo Taro, l'unico distretto in cui mancavamo. Borgo Taro, in cui noi siamo storicamente legati perché eravamo presenti fino a qualche decina di anni fa e storicamente in qualche modo siamo nati. Noi ci teniamo però a essere Borgo Taro perché riteniamo la presenza su un posto fisicamente, come ufficio e con persone operative del posto, il modo migliore per riuscire a cogliere meglio le esigenze di una comunità e dare a quella comunità le risposte che ha bisogno. Noi oggi siamo operativi non solo dal punto di come Confcooperative, quindi in modo sindacale, ma anche con tutta una serie di servizi alle imprese e alle famiglie. Quindi una scelta in controtendenza, in linea generale molti servizi a Borgo Taro vengono chiusi, vengono a mancare per spostarsi in zone più densamente popolate. Confcooperative ha fatto una scelta
controcorrente. Sì, la comunità di Borgotaro recepisce con estremo favore l'inaugurazione e l'insediamento della sede di Confcooperative. È un segnale evidentemente favorevole, perché ciò significa che un'associazione di categoria crede nel nostro territorio al punto tale da insediarsi con una propria sede. Quindi è un motivo di particolare applauso. E il secondo motivo di plauso è l'intitolazione di questa sede a Giorgio Mortari, un nostro concittadino prematuramente scomparso, ma oggi sono state tratteggiate le doti, l'impegno di Giorgio, e la nostra comunità ha espresso il sentimento di riconoscenza e di gratitudine nei confronti di Giorgio per quanto fatto, rivolgendo un caro saluto e un abbraccio ai familiari. Segue l'iter per il raddoppio della linea ferroviaria Parma-La Spezia. La galleria di Valico Pontremolese è stata infatti inserita, ed è notizia di oggi, nel documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci. Arriva dal documento approvato ieri in Commissione Trasporti alla Camera una nuova spinta al treno della Pontremolese. Il documento fa infatti riferimento al finanziamento dell'opera al fine di consentire la conclusione delle tratte previste dalla seconda fase, ed in particolare la realizzazione della nuova galleria di Valico, anche per ridurre il particolato atmosferico nel bacino padano. La Commissione Trasporti, si legge, ha approvato le linee generali per il contratto di programma di RFI, che contiene le indicazioni sulle opere ferroviarie strategiche fondamentali che verranno realizzate nei prossimi 7 anni. Fra queste figura la linea ferroviaria Pontremolese, che sia per il suo contenuto che per l'accelerazione garantita dai commissariamenti, la Pontremolese, lo ricordiamo, infatti è commissariata, attraverso il contratto di programma si pone la condizione per far compiere al sistema del trasporto ferroviario italiano il salto tecnologico indispensabile ad allineare il suo livello di efficienza e sicurezza agli standard europei. Il finanziamento della galleria di Valico per la ferrovia Pontremolese sta dunque per divenire realtà. Il progetto complessivo comprende il raddoppio delle tratte Vicofertile-Osteriazza e Berceto-Chiesaccia, con nuova galleria di Valico Berceto-Pontremoli, Emilia-Romagna e Toscana, e il raddoppio Pontremoli-Chiesaccia. Il Carnevale Valtarese si è chiuso, come vuole la tradizione, nel comune di Bedogna, alla presenza niente meno che del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Cari concittadini e care concittadine, sono particolarmente lieto di salutare la ripresa di questa grande manifestazione, che ha sempre visto partecipi grandi e piccini. La pandemia ha inferto ferite profonde, sociali e economiche, morali, ha provocato disagi, estirpato manifestazioni tradizionali e centenari, come nel caso specifico il Carnevale Bedognese. Oggi ho percepito accanto a me la volontà di ritornare al divertimento sano e spensierato come si viveva tanti anni fa. Mi rivolgo a voi giovani, che con il vostro spirito di iniziativa e creatività, lo straordinario impegno
insieme alle scelte delle istituzioni, riuscirete a riprendere questa bella manifestazione, linfa per il paese e per gli esercenti, ma in particolar modo per lo spirito di ogni singola persona che ne sarà partecipe. Vorrei ricordare la commovente lettera del professor Pietro Caraima, che andando in pensione aveva scritto ai suoi studenti: usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha. Non siate spettatori, ma protagonisti della storia che vivete oggi. Infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordete la vita. Non adattatevi, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose. Caricatevi sulle spalle chi non ce la fa. Voi non siete il futuro, siete il presente. Vi prego, non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare. Faccio mie queste parole di esortazioni così efficaci. Altresì desidero rivolgere un ringraziamento sincero ai sindaci locali. Un applauso per l'impegno e la dedizione che quotidianamente mettono a disposizione dei loro concittadini, ricordando che il destino dell'Italia dipende anche da ciascuno di noi. Colgo l'occasione, e qui mi riferisco alla Glenn Miller Band, oggi proprio si festeggia il 25esimo anno di fondazione e proporrei un applauso alla Glenn Miller Band, maestro amico Cacchioli Daniele. Un generale saluto dal vostro presidente e buon carnevale a tutti. In seguito a disposizioni di legge, inizierà lo spegnimento delle frequenze di Videotaro per poi concludersi il giorno 9. Le trasmissioni verranno pertanto definitivamente sospese. Il futuro della nostra emittente, operativa dal 1986, si presenta molto incerto. Nel ricordare i 36 anni passati insieme, ci viene spontaneo ringraziare prima di tutto i telespettatori che per tanto tempo ci hanno seguito, tutti gli sponsor che per questo periodo ci hanno sostenuto, permettendoci almeno in parte di coprire le spese. Un sincero grazie a tutti i collaboratori, pubblicisti, che con il loro lavoro vi hanno permesso di aggiornarvi su tutto ciò che di cronaca e politica succedeva nelle nostre valli. Un enorme grazie ai nostri tecnici che ci hanno permesso di farci vedere in modo capillare in tutta la nostra montagna. E tanto per fare un po' di statistica, vi informiamo che le notizie trasmesse in questi anni sono state circa 150.000, corredate anche da filmati. 10.800 notiziari, 13.140 giorni di trasmissioni, 315.360 ore di trasmissioni dove abbiamo raccontato e documentato il territorio e dove la nostra passione ha avuto un ruolo dominante. Contribuire a mantenere viva la nostra montagna e raccontare la nostra identità e le nostre tradizioni sono state l'adrenalina che ci ha permesso di utilizzare tutto il nostro tempo libero per Videotaro, spesso rinunciando a momenti unici con le nostre famiglie.
L'ente di informazione Forma Futuro informa che prenderà avvio in questo mese nella sede di Borgotaro la quinta edizione del corso per l'ottenimento della qualifica micologo professionista con iscrizione all'albo nazionale della durata di 300 ore spalmate in 2 anni. I requisiti per accedere al corso sono avere la maggiore età, diploma di scuola media superiore che consenta l'accesso all'università, residenza o domicilio anche temporaneo in Emilia-Romagna. Numero massimo di allievi 25. Per informazioni è possibile rivolgersi alla sede di Forma Futuro in via Cacchioli 9 a Borgotaro, previo appuntamento telefonico o via WhatsApp ai numeri 338 3875 398 333 180 5781 oppure potete inviare una mail a m.delgrosso@formafuturo.it. Un negozio Lube non è un negozio come gli altri. Sarà perché al primo sguardo capisci subito cosa significa essere Lube. Sarà perché i nostri sono gli unici negozi certificati. Sarà perché insieme possiamo costruire passo dopo passo una storia sempre nuova, scritta con passione e con l'attenzione che serve a renderla unica. Sarà per questo che in Italia la cucina si chiama Lube. Alla Piana del Mulino di Albareto, presso lo store Lube e Creo di Arredamenti Bertani. Potrete fissare il vostro appuntamento, insieme progetteremo la vostra cucina. Chiamateci al numero 346 1543 490. Evidente quando hai bisogno di un apparecchio acustico. Vieni a provare i nuovi apparecchi nel nuovo centro Acoustic System a Borgotaro in via Corridoni 38. Vivi Domotica, azienda specializzata in impianti elettrici tecnologici con controllo da smartphone. Partner Eolo per impianti internet a banda larga. Vi aspetta presso la sede di Borgo Valditaro in via Caduti del Lavoro per farvi conoscere tutte le novità commerciali. Vivi Domotica. Pontremoli e il dominio degli Sforza 1441-1500, mostra a cura di Davide Tansini, accessibile online sul sito www.inarce.com. Mariani Gomme, via Muoro Nera 13 Bedogna, Parma. Super offerta per tutto il mese di febbraio, pneumatici agricoltura, su pneumatici delle migliori marche del settore come Michelin, Trelleborg, BKT, Kleber. In omaggio naturalmente con l'offerta il nostro smanicato. Possibilità di montaggio a domicilio, preventivi 333 3968 929. WhatsApp 320 1814 044. Ecco le offerte di Baudassi Prezzi Bassi. Affettatrice elettrica Celme, corpo in alluminio, lama 22 cm, euro 299. Set di coltelli con ceppo, 6 pezzi, 39,90 euro. Moto Zappa Pro Garden, lama 36 cm, 173 cm cubici, 299 euro. Taglia erba a motore Marina System, trazionato, motore Kohler, euro 730. Baudassi, ai prezzi bassi. Nuovo fine settimana di sfide per la Valtarese Basket, a scendere per prime in campo domani pomeriggio alle 18:30 le ragazze del coach Scanzani. Fine settimana ricco di impegni casalinghi per le squadre della Valtarese Basket, sia per quanto riguarda le formazioni seniores che per le giovanili. Per le due prime squadre le gare si presentano almeno sulla carta difficili, vista la qualità degli avversari.
A scendere in campo per prima sarà la Robby Profumi che domani alle 18.30 sfiderà le modenesi del Cavezzo. Le ragazze del coach Scanzani, reduci dalla sconfitta di domenica nel derby contro la Magic Rosa, si troveranno a affrontare una formazione più forte del girone di play-out, il Cavezzo del grande amico della Robby Profumi, Giancarlo Tampellini. Vede nelle sue fila una giocatrice di assoluto valore come Valeria Zanoli, già nazionale italiana e con diverse esperienze in Serie A1. Per la Robby Profumi, che avrà ancora assenti D'Ambros, Crivaro, Ferrari e Giacopazzi, la sfida si presenta davvero dura, ma le bianco-blu proveranno a mettere in difficoltà le più quotate avversarie, puntando anche sull'apporto del pubblico amico. L'Artarredo del coach De Martino sarà di scena invece domenica pomeriggio alle 17.30, quando al Palaraschi si presenterà Cavriago in un autentico testa-coda. I reggiani sono primi in classifica a quota 20 punti assieme alla Sampolese e sino ad ora hanno subito solamente 3 sconfitte. Nelle ultime 2 gare Cavriago ha faticato per avere la meglio su Olio Po e Planet Parma e su questo potrà far leva l'Artarredo, che ha comunque dimostrato contro l'altra capoclassifica Sampolese di essere in ripresa nonostante la sconfitta di domenica scorsa. Il coach De Martino non avrà ancora a disposizione Giraudo e Rossi, ma potrà contare sul resto del roster. Per quanto riguarda il settore giovanile, impegni casalinghi per l'under 14 femminile del coach Allodi, targata LM rappresentanze sportive, che giocherà al Palaraschi sabato alle 16, quindi domani pomeriggio contro Scandiano, e domenica mattina alle 11 contro Fiorenzuola. Ancora fermo il campionato Under 15 femminile dell'Alberti e Santi in attesa della seconda fase, mentre a breve torneranno in campo i ragazzi dell'Under 17 Centro Ottico del Maestro, impegnati nella seconda fase del campionato Juniores CSI. Domani è sabato 5 marzo, avremo cielo in prevalenza sereno con temperature minime in flessione intorno ai meno 2 gradi, massime anch'esse in diminuzione tra 9 e 10 gradi. Venti deboli moderati prevalenti da nord-est con rinforzi sui rilievi, raffiche anche di forte intensità sulle aree di crinale appenninico. La programmazione serale di RTA comincia alle 20.35 con Salute e Società e prosegue alle 21 con Video Station. Alle 22.30 il TG di RTA, alle 23 la replica del Parmense, alle 23.30 Balla che ti passa e a 12.30 rivediamoli. È tutto anche per questa sera, grazie, a domani.